Wow ragazzi, che puntatona! Andiamo avanti perché tra pochissimo avremo con noi un grande assaggiatore italiano di cibi. Scopriamo chi è. Signore e signori, oggi ospitiamo un assaggiatore seriale di cibi, Lorenzo Gagliano. Ciao Lorenzo! Ciao, 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 ciao. Lorenzo, quando hai deciso di diventare un assaggiatore di cibi? Allora, se torno indietro, riflettendo, era il 1992 a Careggi e lì quando sono nato ero, sapevo già di essere un assaggiatore seriale, però in realtà con la mia pagina da un paio d'anni ho iniziato questa cosa che mi fa impazzire perché amo proprio il cibo e quindi è una passione, e da lì è nata proprio questa voglia di assaggiare, no, le varie, i vari prodotti che la nostra regione e la nostra nazione ci offre, perché ci sono una marea di prodotti incredibili che noi nemmeno sappiamo magari dell'esistenza o del sapore reale. Questo l'ho riscoperto assaggiando continuamente. Lorenzo, ma cosa vuol dire essere un assaggiatore seriale? Che tu in ogni posto che vai, ristoranti, bar, pub, entri, assaggi e giudichi? Ogni occasione è buona per assaggiare un prodotto nuovo e quindi con questa idea ogni volta che vado in un posto, che sia una trattoria, sia una pizzeria, sia un bar, c'è sempre l'occasione giusta per assaggiare qualcosa che magari non hai mai assaggiato, perché l'Italia, meno male, è piena di piatti tipici o non tipici, comunque è piena di piatti e ingredienti favolosi di una qualità eccezionale, e quindi perché non assaggiarli tutti? Lorenzo, con il tuo progetto stai diventando uno degli assaggiatori più richiesti in Italia. Ma io faccio del mio meglio, forse gli piace il mio modo di comunicare l'assaggio, però ci sono, penso ci siano tanti altri, insomma, assaggiatori, però ognuno fa il suo e trasmette attraverso il suo pubblico, la sua community, quindi il suo profilo, le emozioni e le sensazioni che prova. Poi sta a chi è dall'altro lato della pagina, insomma, a guardare e poi a decidere magari chi preferisce. Però in realtà non faccio niente di speciale, che assaggio dei piatti tipici, assaggio dei prodotti di varie regioni, quindi è una cosa abbastanza normale, però magari lo faccio a modo mio e questo un po' attrae, non lo so. Senti, sono davvero simpatici i tuoi contest sui social, ma quanti ne fai? Un sacco, faccio un sacco di contest, soprattutto in quest'ultimo periodo, e sto cercando, diciamo, l'idea è quella di valorizzare i prodotti nostri italiani. E quindi proprio per questo, lanciando questi contest o comunque dando l'opportunità di assaggiare prodotti nostri di queste aziendine piccole, no, che lavorano principalmente sulla qualità, che magari tante persone non conoscono, e quindi ho detto perché non far provare anche ad altri o anche comunque alla mia community qualche prodotto del genere. Quindi magari, ne so, può essere una mozzarella di bufala, può essere la porchetta, possono essere i pomodori di un certo tipo, cioè, quindi è una selezione di prodotti che in realtà hanno dei sapori eccezionali, perché sono aziende di nicchia, piccoline, che lavorano quindi su qualità, e proprio per questo i sapori sono eccezionali, e quindi ho deciso di farli assaggiare a tutti lanciando questi contest e dando l'opportunità a tutti di partecipare. Durante i tuoi assaggi ti è mai capitato di assaggiare un piatto non buono? Allora, non buono, direi di no, proprio non buono, però perché partendo dal presupposto che i sapori, i gusti comunque sono abbastanza soggettivi, no? Cioè, magari a me può piacere una cosa, a te no. Per me mi è capitato alcune volte di assaggiare dei piatti che magari lo chef o chi per lui me li aveva anche esposti in maniera eccellente, e io già mi ero pregustavo in mente questo piatto, poi in realtà quando sono andato ad assaggiare non mi ha colpito, o comunque non mi ha lasciato qualcosa, forse perché magari non apprezzavo tanto io il sapore di quell'ingrediente, perché magari non lo preferisco rispetto ad altri, oppure a volte capita che chi ti spiega il piatto te lo
ti crea una struttura prima di assaggiarlo, e poi in realtà quando lo assaggi c'è solo l'idea di quello che mi diceva lo chef, ma non il sapore in sé. E questo a volte può essere anche dipeso, appunto, come dicevo prima, dagli ingredienti e dalla qualità degli ingredienti. Quindi, secondo me, sempre alla base c'è la qualità dell'ingrediente. Da lì poi uno lavora sulla forma del piatto, su una serie di cose, e questo poi influisce sulla food experience che fai magari durante l'assaggio. Ma quando un piatto non ti piace, ti arrabbi come i giudici di MasterChef? No, rimango molto tranquillo. E allora, diciamo che quando non preferisco un piatto, non eccedo nei complimenti, ecco. Cioè, non mi piace, per filosofia, non mi piace proprio per filosofia della mia pagina, non parlo male di piatti o di locali, proprio perché non mi sento un giudice. Cioè, io semplicemente assaggio e dico un parere, consiglio un piatto che mi è piaciuto, qualcosa che la situazione se mi è piaciuta nel locale. E quindi per questo, se trovo una cosa che non mi piace o che non gradisco, comunque sia la mangio, ovviamente, però ecco, cerco in maniera velata di far capire comunque che c'è qualcosa che a me, poi magari il piatto è perfetto, però che a me non ha colpito, diciamo. Noi ti abbiamo visto parlare anche in Senato, ma ti sei data alla politica? No, non si tratta di politica stavolta. Questo è un progetto che, appena me l'hanno proposto, ho detto wow, cioè da Instagram arrivare a Roma in Senato a parlare addirittura, ho detto questa è una cosa incredibile, infatti avevo una paura assurda. In realtà questo è un progetto, è un magazine, abbiamo lanciato un magazine insieme a dei professionisti. Sono onorato che il direttore di questo magazine mi abbia anche chiesto di farne parte. Si chiama Real Inside Magazine, i fatti allo stato reale. Quindi diciamo che in questo mondo dove regnano le fake news abbiamo un compito sia sui social sia sui magazine di questo tipo, ma in generale, di comunicare con trasparenza, quindi con verità, i fatti. E proprio per questo Real Inside Magazine. Io in questo magazine curo la parte enogastronomica, ovviamente, e quindi ho il mio spazio dove descrivo le mie food experience fatte nei ristoranti, nei locali italiani, quindi nazionali, e lì descrivo semplicemente la mia esperienza, dal mio punto di vista, ovviamente. Però è un progetto incredibile, è veramente bello e spero che cresca sempre di più. Lorenzo, ci puoi dire la regione in testa alla classifica dei tuoi assaggi? Allora, partendo dal presupposto che noi come Italia ogni regione ha dei piatti incredibili e li sto riscoprendo ogni giorno con il mio progetto food, però io, se permetti, a me personalmente qui a Firenze, comunque in Toscana, cioè questo discorso delle carni, la bistecca, a me la bistecca è il mio piatto preferito, però ci sono tantissime altre regioni, come dicevo, che hanno dei prodotti incredibili. E uno può essere anche, per dire, Napoli, no? Un prodotto incredibile è la mozzarella di bufala, che io ho un debole per la mozzarella di bufala, ma tantissime altre regioni. Quindi io mi viene difficile decretare la regione migliore. Ci sono magari regioni che posso preferire, ma in fondo alla classifica, io non so se vederla in orizzontale dove c'è il fondo, oppure cioè in verticale, scusami, oppure in orizzontale dove siamo tutti al pari livello, perché è semplicemente una questione di gusti, perché magari per me in alto c'è una o in basso c'è un'altra e per te è diverso. A me piace tutto e quindi direi che sono tutte in cima alla classifica. Lorenzo, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi. Ciao, a presto, e un saluto a Lorenzo Gagliano.